Ti lo so che a noi piace stare su Instagram, stare su TikTok e vedere cose cringe del tipo "Hello, my name is Susie, that's Susie with the Sea". Ma la news di cui andiamo a parlare oggi è qualcosa che potrebbe davvero spaccare il mercato. Potrebbe spazzare via Nvidia, potrebbe spazzare via Intel, sebbene Intel non si sia ancora buttata sul mercato delle schede video, e potrebbe decretare un nuovo vincitore per quanto riguarda le performance delle schede video mondiali di tutto l'universo possibile e immaginabile, cioè AMD. Ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle news per quanto riguarda il mondo tech, perché non andare a dare un'occhiata a pcgaming.it? pcgaming.it si occupa sì di news tech, ma anche di news per quanto riguarda i videogiochi e per quanto riguarda la tecnologia in generale, con un sito che è bello da vedere, davvero molto carino, scorrevole, veloce e soprattutto con articoli che si lasciano leggere davvero in maniera molto molto fluida. È un sito che vi consiglio, senza ombra di dubbio, per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda il mondo tech. Tutti i link ovviamente sono in descrizione. Ma back to the topic. Qualche giorno fa ho letto una news che mi ha lasciato decisamente perplesso, stupito, basito e che mi ha fatto fare una grossa grassa risata. Ma ho deciso di farci un video al riguardo, perché avete presente quelle rivelazioni che avete sotto la doccia? Ecco, io ne ho avuta una qualche tempo fa, cioè qualche giorno fa dopo aver letto la news. E quindi ora vi porto le mie considerazioni e quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi per quanto riguarda il mercato delle schede video. Allora, AMD quest'anno rilascerà una cosa che a noi, gli user normali, non interessa, e cioè un acceleratore grafico. Se voi lavorate con programmi comunque che sfruttano in maniera molto molto intensa i processi grafici, sapete che AMD ha una linea di acceleratori grafici chiamata Instinct. In pratica, AMD sta per rilasciare l'MI200. E adesso andiamo a vedere un pochettino questo leak molto molto interessante e poi andiamo a unire i puntini. Allora, sono stati spottati tre nuovi acceleratori: il GFX 906-60, GFX 908-120 e GFX 90-110. I numeri alla fine di queste sigle stanno a indicare le compute units che sono presenti in ogni acceleratore grafico. Voi direte, sì, ok, andiamo a numeri crescenti, quindi 60, 120, 110, ma 120 è più grande di 110. Raga, è probabile, molto probabile, che l'MI200 sia un acceleratore grafico MCM. Che cosa significa MCM? Multi chip module. Che cosa significa? Ci saranno praticamente due chip grafici sullo stesso PCB, e quindi per un totale di 220 compute units e, facendo un po' di matematica, 14.080 stream processors. Allora, per darvi giusto una piccola comparison, la RX 6900 XT, la scheda video consumer più potente da parte di AMD, al momento ha 80 compute units per un totale di 5120 stream processors. Adesso questa qui è una scheda da gaming, infatti le frequenze sono molto più alte, il tutto è impostato per essere più veloce per il gaming. Questo acceleratore grafico che andiamo a vedere è una scheda da lavoro, infatti avrà 128 GB di memoria HBM e quindi memoria velocissima. Raga, 128 GB per farvi capire, quindi non sognatevela di comprare per giocare, perché oltretutto, da quello che possiamo vedere dalle immagini, non ha output video, a noi non la potete collegare un monitor. Ma parto da questa notizia per farvi arrivare a qualcosa di un pochettino più interessante. Non è nuova la pratica del mettere due chip grafici sullo stesso PCB. Tutti noi ricordiamo la GTX 690 da parte di Nvidia, la R9 295X da parte di AMD. Qual era però il problema di quelle schede video? Che fondamentalmente erano due chip grafici messi in SLI da parte di Nvidia e in Crossfire da parte di AMD. L'accesso alla memoria, cioè, venivano visti comunque come due schede video separate e non avevano accesso a tutta la memoria disponibile. In pratica, se voi mettevate in SLI o in Crossfire due schede video che avevano 4 GB di memoria RAM, potevano utilizzare al massimo 4 GB di memoria RAM, non avevano 8 GB di memoria RAM. Questa scheda video, questo acceleratore grafico, l'MI200, potrà utilizzare, con due chip grafici,
tutta la memoria RAM disponibile sulla scheda. In pratica, AMD ha messo in atto ciò che è stato sperimentato in questi anni con i Ryzen, perché un Ryzen 9 5950X è un processore a 16 core, ma sono due processori a 8 core e in pratica sono dei chiplet, cioè sono più chiplet messi sullo stesso PCB, che ovviamente hanno accesso a tutta la memoria cache della CPU e tutta la memoria RAM di sistema. Ora, seguitemi nel ragionamento. Quale è stata la falla più grande delle RX 6000 da parte di AMD? Il ray tracing. Al contrario di Nvidia, che sulle proprie RTX 3000, ma già sulle RTX 2000, aveva gli RT Core, quindi dei core adibiti soltanto al rendering delle riflessioni e rifrazioni della luce in tempo reale, AMD utilizza gli stream processors per renderizzare questi effetti, ovviamente con una grande perdita di prestazioni. Io credo molto probabilmente che nei prossimi mesi potremmo vedere una scheda video al cui interno ci sono due chip grafici, RDNA2 o RDNA3, io penso più RDNA2, e che quindi, diciamo, potrà ovviare a questa mancanza di performance da parte del ray tracing. Perché voi immaginate un chip pari a quello della RX 6900 XT, quindi che serve solo a giocare, quindi al rendering normale del gioco. Voi immaginate il secondo chip cosa potrebbe fare? Potrebbe o essere splittato, diciamo, metà prestazioni per il rendering normale, per la rasterizzazione normale, e metà per il ray tracing, oppure interamente per il ray tracing, oppure potrebbe unirsi in performance in rasterizzazione al primo chip, cioè 8K 120 frame al secondo, ciao proprio, cioè ci arriviamo tranquillamente. Probabilmente due chip grafici pari a quelli della RX 6900 XT potrebbero avere accesso al doppio della memoria RAM della RX 6900 XT. Non dico che arriveremo a 32, ma almeno a 24 giga di memoria RAM per poter andare a pareggiare il conto con la RTX 3090. Beh, sarebbe qualcosa di molto interessante da vedere. Queste sono solo supposizioni, assolutamente. Ma ricordate che prima che noi, utenti normali, possiamo avere le schede video in mano, viene creata la controparte professionale, quindi non mi sorprenderei di vedere una magari RX 6900 XTX con all'interno due chip grafici della RX 6900 XT, perché che se ne dica, la R9 295X2, per quanto avesse dei problemi assurdi per quanto riguarda i consumi, perché la scheda video che arriva a consumare 500 watt di potenza, beh, ha riscosso un grande successo, e con le implementazioni del magari processo produttivo a 7 nanometri o a 5 nanometri potremmo vedere dei consumi magari normali intorno ai 400 watt per questi due chip grafici. Cioè, non ci dimentichiamo che la RTX 3090 ci arriva tranquillamente a 400 watt di potenza ciucciata dal vostro alimentatore. Quindi, adesso capisco perché Nvidia abbia rilasciato dei leak abbastanza veritieri per quanto riguarda una RTX 3090 Super, perché è probabile, secondo me, che AMD abbia un asso nella manica. Perché ricordate, se queste notizie arrivano a noi utenti normali sull'internet, Nvidia lo sa già da un po' di tempo, evidentemente, e quindi è corsa ai ripari. Il tempo ci dirà. In effetti, avete presente quel brividino che provate quando guardate Diletta Leotta in TV? Ecco, a me viene quel brividino quando leggo queste news che sono stupidamente folli, ma talmente folli da poter essere reali in un futuro anche abbastanza prossimo. Ma, ripeto, il tempo ci dirà. Fatemi sapere la vostra. Vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Io penso che una cosa del genere sia altamente possibile, perché, vi ripeto, il multi GPU aveva semplicemente il problema che veniva visto come due schede grafiche distinte e separate. Così, una scheda video MCM, che viene vista come un solo chip grafico, beh, tanta roba, sia per l'ottimizzazione, per quanto riguarda i sistemi operativi, sia per quanto riguarda le prestazioni grezze. Grazie mille per aver guardato il video, ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!